Salve ragazzi, il mio nome è Alex, sono l'avatar del professor Giovanni Sarita, sono stato costruito all'ITIS Gadda. Questo robot parlante è solo uno dei prototipi realizzati dagli studenti del Polo Tecnico Industriale Fermi Gadda che il sindaco Luigi De Magistris ha incontrato oggi presso le aule dell'Istituto al Corso Malta. Su una superficie di oltre 20.000 metri quadrati, la struttura accoglie circa 20 laboratori di diverse specializzazioni che lo rendono una delle scuole all'avanguardia del territorio campano. Dopo la visita alle aule adibite ai settori elettronico, meccanico, edile, aeronautico e delle telecomunicazioni, il sindaco ha incontrato 150 ragazzi delle quinte classi dell'istituto per discutere di legalità e per sensibilizzarli all'amore e al rispetto per la città. Non sono mancate domande rivolte al primo cittadino, soprattutto sui temi del lavoro, dei rifiuti e delle politiche di sviluppo per Napoli. Innanzitutto mi ha colpito la scuola, che è bellissima, una scuola fatta di laboratori grandi, importanti, di tecnica di cui questa città ha tanto bisogno. Poi una città viva con tantissimi giovani entusiasti. Hanno posto domande sulle problematiche più stringenti, soprattutto su un maggiore rispetto delle periferie, del trasporto pubblico. Quindi questo è il nostro futuro e io ho dato il messaggio che dobbiamo essere uniti, dobbiamo stringere i denti perché il momento è difficile, ma siamo vivi e faremo cose importanti per la nostra città. E ringrazio ovviamente i professori, il preside, per il lavoro importante che fanno nella città in un quartiere difficile, in una zona complicata. Al Polo Tecnico Industriale Fermi Gadda, il primo in Italia ad accogliere un laboratorio di domotica realizzato in collaborazione con Città della Scienza, i ragazzi studiano discipline moderne, progettando e realizzando impianti e macchine di alta tecnologia. Ieri si è inaugurato il Science Center di Città della Scienza. Noi uno Science Center già ce l'abbiamo ed è questo istituto. Aver avuto il sindaco qui, la sua attenzione, ci ha fatto capire che in fondo la città di Napoli, come gli ho detto al sindaco, non è solamente Chiaia, Posillipo, Povomero, ma c'è di più, c'è molto in questa città e soprattutto ci sono i ragazzi.